dell'altro giorno, Tappa di Fiorano, Axel Merckx, Bernucci, hanno fatto un grosso lavoro. Siamo tornati su Georgia Hincapie, questo americano professionista da 13 anni, un corridore che va forte in salita, ma soprattutto sul passo e in volata. Ma Altura, come tu hai detto, un gregario fidatissimo di Lance Armstrong, ha avuto la soddisfazione di vincere una delle tappe più difficili, una tappa pirenaica con l'arrivo a Saint-Lary-Soulan nella 2005. E l'anno scorso Auro sfiorò il successo nella prima cronometro del Tour, quella vinta da Uscio. Sì, per meno di un secondo perse quel prologo a Strasburgo. Fu un esordio di Giro di Francia davvero triste per tutti, con il caso dell'Operazione Puerto, con Ivan Basso, Jan Ullrich, lo stesso Vinokurov fermati ai nastri di partenza. George Hincapie voleva proseguire l'avventura in giallo dopo il ritiro di Lance Armstrong e sfiorò il simbolo del primato per 70 centesimi di secondo. Questo perché nell'ultimo tour vinto da Armstrong, Hincapie, nonostante svolgesse il ruolo di gregario, arrivò 14esimo e si era illuso che potesse anche lui lottare per la classifica generale, ma l'anno scorso, dopo una partenza brillantissima, appunto con questo secondo posto, poi crollò sulle montagne. Scorrono le classifiche. Colui che era in testa alla graduatoria Garibaldi, in pratica quella di metà percorso, Lab, si è ritirato. Ce l'ha comunicato adesso il dottor Fagnani, responsabile di Radio Informazioni. Questa è la classifica punti Super Team, Ceramiche Panari a navigare davanti all'Ampre Fondital. Fortunato Bagliani aveva annunciato un attacco e lo sta concretizzando, il corridore proprio della Panaria Navigare. L'atleta meglio messo in classifica generale, lo ribadiamo, è George Hincapie, 14esimo a 3 minuti e 4 secondi. Ho l'impressione, Davide, chiedo conferma a te, che il gruppo tenga sotto controllo questa fuga. Non vuole che guadagnino troppo, perché Di Luca e Damiano Cunego vogliono vincere questa tappa. Non ci sono solamente gli eventuali distacchi, ma ci sono anche quei 20 secondi di abbuono che potrebbero essere importanti, ed è per questo che la Liquigas e la Lampre Fondital la stanno cercando di andare a riprendere i fuggitivi. Per il momento li tengono lì a 3 minuti, anche qualcosa meno, ma penso che negli ultimi chilometri il gruppo riuscirà ad aumentare un po' la velocità e quindi non penso che ci siano grosse possibilità per gli uomini al comando se la situazione continuerà così. Siamo al rifornimento con Hincapie che ha preso il sacchetto. Rifornimento ufficiale era a Rapallo, già superata la città di Rapallo, quindi siamo verso Recco, là dove c'è la famosissima focaccia, e ci sono anche delle botteghe artigiane che costruiscono orologi da torre e campane. Siamo ad ovest di Portofino, nella valle del torrente Recco. Recco deve il suo nome proprio al corso d'acqua che la attraversa. E la famosissima Pro Recco Pallanuoto, che penso che anche quest'anno possa vincere il campionato ed è in lotta anche per la Coppa dei Campioni. Ce l'ha confermato anche Francesco Pancani della motocicletta. Territori meravigliosi quelli attraversati oggi dal Giro d'Italia. Ci dice qualcosa in più il collega della Sede Rai di Genova, Stefano Picasso. Cinque miglia di costa rocciosa nella Liguria orientale, due promontori all'estremità, cinque paesi, Monterosso, Vernazza, Corniglia, Manarola, Rio Maggiore, arroccati su speroni di pietra o disposti a grappolo su minuscole insenature, con la mitica Via dell'Amore. Sono le Cinque Terre, territorio tutelato dall'UNESCO. Dal Parco delle Cinque Terre passerà la decima frazione del Giro, magia di una Liguria romantica, una poesia che si rinnova anche a tavola. Abbiamo delle acciughine ripiene, hanno un ripieno di mortadella, prezzemolo, del pane bagnato nel latte. Poi abbiamo un tegame Vernazza, sono patate, acciughe e pomodorini fatti al forno, bagnati con un goccio di vino, con sopra un trito di rosmarino, aglio e prezzemolo. Delle acciughine salate,
di Monterosso, quelle del parco, e poi abbiamo delle cozze ripiene. E il ripieno è sempre mortadella o prosciutto, del pane bagnato nel latte, dei muscoli tritati e delle acciughe. Tutto annaffiato con del vino del parco, ovviamente, delle Cinque Terre. Posto sulla sommità del Monte Tigogna, il santuario della Madonna della Guardia domina da una parte la Val Polcevera, dall'altra spinge il suo sguardo alla città di Genova, fino alle riviere, e addirittura alla Corsica e alle grandi montagne come il Cervino e il Monte Rosa. Qui è previsto l'arrivo della decima tappa del giro. Il santuario è il più conosciuto della Liguria e tra i più noti d'Italia, ma la grande devozione alla Madonna della Guardia non conosce confini e interessa diverse parti del mondo, in particolare l'America Latina, in seguito alla massiccia emigrazione ligure in quelle terre. Abbiamo visto, ammirato le Cinque Terre, c'è anche una Gran Fondo molto importante, la Gran Fondo delle Cinque Terre, che parte da Riva Deiva Marina, quest'anno sarà organizzata il 9 settembre. E il santuario della Madonna della Guardia risale alla fine dell'Ottocento su progetto di Luigi Bisi. Presunta apparizione della Madonna nell'agosto del 1490. Torniamo sui battistrada Dupont, Losada, Baliani, Parra, Incapì e Ardila. Ci colleghiamo adesso con il professor Enrico Fagnani, Radio Corsa, le ultime notizie, quanto manca al traguardo, intanto Portofino, celebre nel mondo. Sì, ecco infatti il porticciolo di Portofino Mare, inquadrato dall'elicottero, dalla Westcam, magnifica inquadratura. Questo è uno dei tratti più belli della riviera Ligure di Levante, forse una delle riviere più belle del mondo, a mio modo di vedere. I fuggitivi sono sempre sulla salita della ruta di Camogli, al culmine della quale vi sarà la galleria e poi la discesa verso Recco. Il vantaggio è sempre di 3 minuti e 20, 3 minuti e 15 secondi. Il gruppo sta salendo da Rapallo, sempre all'inseguimento dei battistrada, lungo la strada statale, siamo lungo la strada statale 1 a Aurelia, e anche attraversiamo il parco regionale di Portofino Vetta, magnifico esempio di riserva naturale con vegetazione molto rara e ben conservata. Pancani, a te. Le bellezze della riviera, però chissà che ricordo se ne porterà a casa Christophe Riblon della Age des Heures. Il francese si è dovuto fermare due volte, prima per una foratura e ha dovuto attendere l'ammiraglia per il cambio ruota, poi all'uscita dal Rapallo altro strappo, salto di catena, non è riuscito a rimettere al volo e si è dovuto fermare di nuovo e poi ripartire. Lo abbiamo visto sbuffare con pochissima voglia di ammirare le bellezze del posto. Goraj Stangel, corridore sloveno della Lampre Fondital, alla sua ruota la prima maglia rosa di questo Giro d'Italia Enrico Gasparotto, poi Alessandro Vanotti e quindi gli uomini, i pochi gregari rimasti a Marco Pinotti. Tutto si può dire tranne che Pinotti non cerchi in ogni modo di onorare questa maglia rosa. Sta correndo da leader, anche se è il primo a sapere che non è un leader, che non potrà vincere il giro, che la sua squadra è formata da giovani e che non hanno determinate caratteristiche per poter sostenere il peso della corsa, ma nonostante ciò Marco Pinotti ce la mette tutta. Tanto di cappello a questo atleta bergamasco. È un esempio, un corridore bravissimo. Intanto vedete Ardila che ha scivolato nella discesa verso il Mar Ligure subito dopo il Gran Premio della Montagna. Una discesa lunghissima, scivolata per Ardila, è riuscito a riprendere la bicicletta e rientrare sulla Drappello al comando. E vedete Pinotti per il momento tranquillo, darà tutto finché ci sarà una goccia di energia. Un Pinotti che oggi rischia tanto, ma come vedete è lì con i compagni di squadra, quel che resta della T-Mobile. Un Pinotti che oggi però, come tu hai detto in apertura di telecronaca, rischia perché non ha tanto vantaggio nei confronti dei corridori che sulla carta sono più forti di lui. E sicuramente più forte di lui in salita c'è Andrea Noè, distanziato di soli 28 secondi. D'accordo che oggi Noè farà il gregario a Danilo Di Luca, ma presumiamo che
Andrea Noè arriverà sul traguardo prima di Pinotti. Ardila, se magari possiamo tornare sul corridore della Rabobank che è al comando, i telespettatori più attenti lo ricorderanno, aiutante di Savoldelli dopo il Colle Fauniera, era il 2005, era nella Lotto. Lui e Van Uffel aiutarono Savoldelli a recuperare il ritardo che il bergamasco aveva accumulato nella salita del Colle Fauniera verso il Sestriere. È vero, correva e al Giro d'Italia anche quell'anno e fece una bellissima tappa, arrivando poi nono a 2 minuti e 38 secondi da Ruiano. Ardila abita con La Verde, il corridore colombiano che ha vinto l'altro giorno a Spoleto, e lui non vuole essere da meno e oggi si è lanciato in questo tentativo di fuga. Colombiano pure lui, alla Rabobank non si trova benissimo, anche perché in questa formazione i colombiani non ce ne sono e loro preferiscono le tappe e soprattutto le classiche di un giorno. Discesa verso Recco con i fuggitivi, unico italiano presente in questa fuga, Fortunato Baliani, perugino di Trevi. E abbiamo il piacere di avere oggi in postazione qui con noi il bergamasco più forte nella storia del ciclismo e uno degli atleti migliori di tutti i tempi. Felice Gimondi, grazie di aver accettato il nostro invito. Dopo Savoldelli c'è un altro bergamasco in maglia rosa, forse oggi la perderà. Comunque bravissimo Pinotti. Grazie a voi dell'invito, un saluto a tutti i telespettatori. Stiamo assistendo a una tappa veramente incredibile, perché questi ragazzi hanno impostato in un modo pazzesco una tappa di 250 km. 50 all'ora la prima ora. E stiamo superando i 42 adesso con le salite ci sono state. Per quanto riguarda Pinotti, quello che dica, Pino è stato bravissimo, più che altro è stato bravo poi a difenderla questa maglia, perché non l'ha solo conquistata, il giorno dopo è stata una tappa dura, tant'è vero che ieri forse è stata l'unica tappa un pochino di transazione di questo giro, ma finora c'è stata battaglia pura e io ho parlato un po' con lui e tenterà di difenderla anche oggi, anche se Noè è un cliente che in salita sa salvarsi molto bene. Nonostante adesso l'andatura sia abbastanza regolare, abbiamo visto le pulsazioni di Hernandez, è molto impegnato, non dico che sia tutta ma quasi. Infatti Francesco Pancani prima ci ha segnalato di un napoletano in difficoltà. I corridori, come tu hai detto, sono molto stanchi, ieri sono partiti ai 25 all'ora proprio perché non erano riusciti a smaltire le fatiche della tappa di Fiorano, anche in quel giorno sono andati a tutta dal primo all'ultimo chilometro. Infatti quando nascono queste fughe da lontano, soprattutto fughe anche di molti uomini, la fatica si fa sentire perché si viaggia sempre ad altissime velocità. Non ultimo, oggi c'è una componente di caldo non indifferente, quindi questa salita che mi ricorda, come si può dire, la bocchetta. Che è qui vicino, che è qui dietro. Che è qui vicino, parte praticamente dallo stesso punto. Non arriva, non so, altimetrie particolari, però si farà molto 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 sentire. Danilo Di Luca si è imposto nel primo arrivo in salita di questo Giro d'Italia, in quel di Montevergine, anche oggi tra gli uomini più attesi, ascoltiamolo. L'importante per me oggi è arrivare con i migliori e magari Petacchi, Maria Cipollino che riceve la chiave della città. Dovevi dire che oggi poteva essere la patata, ora la patata può essere quella di domani. Che sedia le chiavi di Camaiora oggi sicuramente è una salita importante, è una tappa molto impegnativa, non sarà decisiva per la sfida finale, però è già un buon test, ci potranno essere degli stacchi importanti. Buon test, di stacchi importanti. Gimondi, Si può andare in crisi su una salita come quella di oggi? Si può, soprattutto dopo una tappa come questa, nel senso, se tu arrivi qui dopo 180 km di pianura è un concetto, è un discorso, ma oggi sali scendi ce n'erano tanti e quindi si farà sentire. Ripeto, è una tappa vera, è una salita vera e quindi ci sarà da tribulare. I miei favoriti credo siano Ricco e Di Luca, senza trascurare però Cunego, che sta correndo molto molto bene.
e ascoltiamo appunto cosa ha detto Damiano Cunego, il veronese. Molti vogliono fare la corsa anche perché con la fuga dell'altro giorno molta gente che magari non voleva fare classifica o perlomeno poi non ci riusciva si è trovata più avanti magari degli uomini di classifica, quindi per loro è un'ottima occasione oggi per magari prendere la maglia o provare a vincere la tappa. Per quanto riguarda noi uomini di classifica che entreremo in gioco un po' dopo, oggi è quasi più una situazione comoda, no? Stiamo un po' lì, guardiamo, vediamo. È una questione un po' di un gioco di nervi, vedremo chi si muoverà per primo, chi si muoverà e come. Direi che è un po' da come una partita a scacchi, bisogna a questo punto aspettare. Aspettare chi fa la mossa giusta e chi muove per primo. Esattamente, e quindi vedremo. Come numero di tifosi, Damiano Cunego oggi ne ha sicuramente di più rispetto ai suoi diretti avversari, ma contano le gambe, i garun, come diceva Binda. Contano le gambe, conta la condizione e naturalmente la convinzione. Di Luca mi sembra molto convinto e sorretto da una bellissima squadra e quindi farà, penso faccia bene, ecco, in poche parole. Altro bergamasco felice, Vanotti. Sì, direi che in Bergamo c'è sempre stata una grossa tradizione, abbiamo sempre avuto un bel gruppo di professionisti. Certo, quest'anno, se devo dire, in partenza pensavo leggermente qualcosa in più di Savoldelli, mi auguro sia stata solo una giornata storta, quell'arrivo lì a Montevergine, che oggi sia lì coi primi, al limite conceda qualcosa, perché io ritengo che l'ultima settimana i due duri che sono Savoldelli e Simoni ci saranno. E non dimentichiamoci di un altro atleta d'esperienza che ha già vinto un Giro d'Italia e capitano della squadra Acqua e Sapone Caffè Mocambo, parliamo di Stefano Garzelli, ecco la sua intervista. Per quanto mi riguarda posso vedere se sarò veramente competitivo in tutto il Giro d'Italia, ma penso anche tutti gli altri perché tutti hanno un po' paura di questa tappa, innanzitutto per il chilometraggio che sono 250 km, è quasi una Liegi-Bastogliesi e la salita finale è veramente molto impegnativa, quindi tutti aspetteranno l'ultima salita e penso che chi avrà le gambe proverà per fare la differenza e per cercare di chi sta bene di prendere ancora un po' di vantaggio nei confronti di chi sta meno bene adesso. Sarebbe da pazzi muoversi prima. Come scusa? Sarebbe da pazzi prima. Ma per l'uomo di classifica sì, io penso che qualcuno magari potrebbe mandare qualche uomo in scoperto sulla salita ai 25 dall'arrivo, però ci sono gli ultimi 3 chilometri veramente molto duri della salita, quindi muoversi prima è un po' un ternalotto. La piscina della Prorecco, gli scudetti vinti. A proposito di Liegi e Bastogliesi, questa mattina Di Luca quando l'ho incontrato gli ho chiesto come stai, mi sembra di essere alla partenza della Liegi e Bastogliesi, staremo a vedere se il risultato sarà identico. E a proposito di Liegi, purtroppo c'è una cattiva notizia, il vincitore della Douayenne 1962 di questa corsa monumento e anche vincitore della Parigi-Nizza e sul podio al Tour del 62, ovvero Joseph Flancard, è morto stamani. È stato uno degli uomini più importanti per Van Looy, 73 anni, Joseph Flancard, per tutti Jeff, se n'è andato. L'hai conosciuto Flancard, Gimondi? Sicuramente l'ho conosciuto e da questa la banda rossa, chiamiamolo così, che era la squadra di Pantani, ho imparato moltissimo a correre nel vento. Quando c'era vento, se vedevo Van Looy che andava avanti voleva dire che succedeva qualcosa, quindi stavo in campana, cercavo di salire sul loro treno e possibilmente portarmi dietro qualche compagno, perché lì poi se si rompeva il ventaglio che non aveva nessuno non rientravi più, in poche parole. Era malato da molto tempo Plancard. Si arriva oggi al Santuario Madonna della Guardia di Genova, non lo facciamo spesso ma oggi vorrei uno strappo alla regola. Ci ha scritto il signor Massimo Subrero, che è un signore di 50 anni, ci ha detto: i miei genitori Paola e Angelo, rispettivamente di 83 e di 86 anni, festeggiano quest'anno i loro 60 anni di matrimonio. Nel 47, quindi subito dopo la Seconda Guerra Mondiale, il loro viaggio di nozze è stato da Novi Ligure alla Madonna della Guardia di Genova, 40 chilometri che a quei tempi erano anni luce. È possibile
ricordare questa cosa. Sì, l'abbiamo fatto. Tanti auguri ai signori Subrero, che dovrebbero essere presenti qui nella zona del traguardo. Il figlio aveva promesso loro di riportarli qui a distanza di 60 anni dal loro matrimonio. E poi vorrei, visto che la corsa ce lo sta consentendo, si è partiti da Lucca, rivolgere un saluto affettuoso a un appassionato di ciclismo che ci segue tutti i giorni, che ha avuto un trapianto di cuore, che ha subito un'altra delicata operazione chirurgica recentemente. Si chiama Patrizio Pineiro, viene da Lucca. L'augurio è personale ed è da parte di tutta la carovana perché possa riprendersi al più presto. Ma l'augurio mio è che possa riprendersi e andare anche poi in bicicletta. Ok. Che fa molto bene. La fuga ormai, non dico che si stia per esaurire, ma il vantaggio è sceso dai 4 ai 3 minuti e 8 secondi, quindi Pinotti per adesso sta conservando la maglia rosa, non è più maglia rosa virtuale in KP. Dovrà difenderla negli ultimi 8 chilometri, quelli in salita. E ritorna protagonista Ivan Parra, 2 anni fa vincitore di 2 tappe, Ortisei e Livigno, 2 tappe durissime, 2 tappe molto belle. Correva per la Sel Italia, Parra che adesso corre nella Cofidis. Anche l'anno scorso era presente al Giro, ma non fece praticamente niente, solamente una fuga nella tappa di Domodossola vinta dalla Verde, ma per lui solamente un appiattamento. È il favorito assieme a Cunego e Di Luca. Parliamo di Riccardo Ricco. Immagini in diretta, era andato all'Ammiraglia a prendersi una borraccia questo corridore 23enne modenese di Formigine. Ascoltiamo quello che ha detto alla partenza da Alessandra De Stefano. Riccardo, 250 chilometri e oggi la salita dura c'è. Oggi c'è, soprattutto nel finale, l'ultimo pezzo è molto duro. Noi cercheremo di fare il massimo della selezione per Gibo, per iniziare il nostro giro, ecco. Gibo sta bene, quindi faremo la corsa per lui, poi vedremo lì per lì come andrà la tappa. Fuga da lontano? No, noi vogliamo fare la selezione dal gruppo di testa. Quindi tutti per Gibo? Tutti per Gibo. C'è da crederci? C'è da crederci, Gimondi? No, anche se questa avventura è un po' strana, nel senso un corridore che parte favorito per vincere la tappa, che si fermi a prendere l'acqua in un momento dove sembra che non si vada proprio piano piano. Sai, sono tutte tante energie messe insieme che poi alla fine basta che fai la differenza e vieni battuto in volata magari per 2 o 3 metri, no? L'occhio vigile di Gimondi. Secondo Gimondi non è normale che Ricco vada all'Ammiraglia a 50 km dal traguardo. Bisogna vedere il motivo per il quale è andato all'Ammiraglia. Penso che non abbia cambiato bicicletta. Dico questo perché ieri Simoni, lo abbiamo notato con la telecamera di Leuzzi, a cambiare bicicletta nella salita a 100 km dal traguardo. Ha lasciato una bicicletta per prendere una nuova, una più leggera. In pratica stava facendo le prove per la tappa di oggi. Io non vorrei che anche Ricco avesse cambiato bicicletta, non lo so. Sta di fatto che è salito, è andato all'Ammiraglia ed è stato atteso da un compagno di squadra. Sarà il compito che affidiamo a Francesco Pancani sapere appunto il motivo, se c'è un motivo particolare per cui Ricco è andato all'Ammiraglia Sonia Duvali. Intanto il gruppo sta transitando da Sori, piccola città di 4.000 abitanti, in Senatura sul Golfo Paradiso. Lì accanto ci sono dei promontori, in particolare il Poggio Montone, dove si trova la chiesa di Santa Pollinare, un altro santuario. 16% di salita, inserire la prima. Queste sono immagini sul traguardo. Ci sei, Francesco? Eccoci, allora è molto più semplice, diciamo, il motivo per cui Ricco è andato all'Ammiraglia, perché si era fermato per il più umano, diciamo, dei bisogni fisiologici. In poche parole, si era fermato per fare la pipì, atteso poi da un suo compagno di squadra, Gomez, che lo ha aiutato a rientrare in gruppo, e risalendo il gruppo poi si è fermato all'Ammiraglia. Allora Gimondi, tutto tranquillo, eh? Sì, tutto ok, perché sai, fermarsi in questi momenti bisogna risparmiare anche l'aria che respiri.
D'altronde in una tappa così lunga delle soste per la pipì sono assolutamente necessarie. Ascoltiamo adesso il Gibo, come lo chiamano tutti, Gilberto Simoni. Riccardo Ricò ha detto oggi tutti per Simoni, però ha detto anche si fanno delle sorprese. Sì, ma ok, la volontà è questa, adesso vedremo, penso che oggi è una tappa veramente importante e staremo a guardare. Oggi sì, è un punto importante, però non è la fine. Non è la fine, però potrebbero anche esserci sorprese, lunghe fughe da lontano. Ma credo che la volontà di tutti i capitani sia quella di arrivare all'arrivo e sfidarsi tra di noi, perciò nessuna fuga. Quindi uomini di classifica si vedranno sulla salita. Sì, battaglia finale. Cunego dice di aspettare la terza settimana, Simoni non si è ancora fatto vedere, com'è la situazione, Gimondi? Però Simoni, avete sentito, tutti i capitani e lui non si è escluso oggi. A partenza del giro diceva ma correrò per Ricò qua là su e giù. Per me lui può anche concedere qualcosa alla tappa di oggi, ma sarà da dopodomani in poi che il giro conta, cioè la tappa che arriva a Brianzon con l'Agnello e l'Isoar. Non è la sua salita questa, è un po' troppo breve, lui ha bisogno di montagne lunghe, di montagne dure e eventualmente due o tre scalate nell'arco di 200 km. È molto più adatta per lui una tappa come quella delle Tre Cime di Lavaredo e solitamente Simoni riesce a dare il meglio nella terza settimana. Tra l'altro quest'anno ha fatto una preparazione particolarissima, ha cominciato nel mese di gennaio correndo in Argentina, poi è andato a fare una gara di Coppa del Mondo in mountain bike e poi è tornato in Italia per fare la Coppa Bartali, si è imbarcato per andare a fare il giro della Georgia in America e poi dall'America è andato direttamente in Belgio per fare Freccia Vallone e Liegi Bastogliesi. Un programma molto molto particolare, forse per trovare nuovi stimoli. A 36 anni la noia potrebbe essere quella che ti non ti permette di essere forte, quindi ha fatto un programma molto molto particolare. Sì, sicuramente tu sai che le motivazioni sono la componente fondamentale per poter fare la corsa, per poter fare le imprese. Se questo è stato fatto per quello, ben venga, però sai, anche troppe distrazioni, un bel momento. Io ero abituato a focalizzare normalmente gli obiettivi e fare solo un lavoro, in poche parole. Il mondo è cambiato, lo so. Questi ragazzi qui hanno bisogno forse di stimoli superiori ai nostri, anche perché ci sono molto più alternative di quelle che avevamo noi. Niente. Simoni comunque io credo che l'ultima settimana ci sarà. Per i telespettatori che si fossero sintonizzati da poco e sentissero questa voce al microfono, abbiamo il piacere di avere in postazione cronaca un mito delle due ruote, Felice Gimondi. Al seguito della carovana, sempre la T-Mobile e l'avanguardia del gruppo, la squadra di Pinotti. Mancano una cinquantina di chilometri al traguardo per i battistrada, ripetiamo i loro nomi: Dupont, Losada, Baliani, Parra, Incapì e Ardila. Aveva intenzione di andare in fuga Fortunato Baliani, ha mantenuto la promessa. Ascoltiamo quello che aveva detto al ritrovo di partenza. Fortunato Baliani oggi ci prova da lontano. Sì, sì, oggi la nostra tattica è provare da lontano, provare ad andare all'arrivo, comunque sia, vediamo come butta, perché quest'anno ancora non ho preso ancora una fuga, speriamo che sia quella buona oggi. Quindi parti da lontano, sarai tu. Sì, 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 speriamo di portare via un gruppetto, almeno folto di una decina di unità, poi magari arrivare sotto la salita con un po' di minuti di vantaggio, chissà chi io. Eccolo, in fuga, eccolo qua, Baliani. Anche l'anno scorso era riuscito ad azzeccare una fuga, sempre con Parra, ma c'era La Verde, suo compagno di squadra, tappa di Domodossola. Baliani che vestì anche la maglia verde che perse poi nelle ultime tappe, una maglia verde vinta da Garate. Baliani che è il più forte giocatore di PlayStation del gruppo, secondo è Nocentini. Niente, vedo frequentemente sul video la frequenza dei corridori e mi sono chiesto... I battiti cardiaci. I battiti cardiaci, sì. Tante volte mi sono chiesto quanti fuori giri ho fatto per andare dietro quello là. Quello là, è, quello il babbo, là è il babbo di quello che è lì davanti adesso. Sì, però io ho sbagliato Merck. Eh sì.
Eccolo là, 133. Anche Bartali e Coppi si chiamavano a vicenda quello là. Sì, mai per nome. Sì, ma quello là è un riduttivo di stima, non per l'amor di Dio, perché tra me e Eddie corre una grande stima. Lui è stato un avversario super leale, forse troppo forte per me, però oltre ad avere una cilindrata superiore aveva dei cambiamenti di ritmo più facili ai miei, era più veloce e andava più forte in salita, insomma. era dura andarci dietro. Io mi ricordo benissimo, ero un ragazzino e mi ricordo che davanti alla televisione esultai e piansi per quando tu, no, lo battesti nel campionato del mondo. Montjuïc, Barcellona. Sì, ma lì è stata una volata fuori dal mondo, secondo me. Perché se noi facciamo 1000 volate così, con uno che tira volata a Leddy, io le perdo 998 almeno su 1000. Si vede che lui lì è arrivato senza gamba. È stata la mia fortuna che io ho continuato a crederci fino alla fine, perché ho detto battuto sì, ma al limite solo da lui. E mi ha portato a vincere il mondiale, premio alla carriera, ho detto. Già superata Pieve Ligure, Bogliasco e Nervi. A Bogliasco c'è un importante castello di epoca medievale, castello difensivo della Repubblica di Genova. A Nervi ci sono tra le più belle ville delle grandi famiglie genovesi, e a Quarto, ovvero tra un paio di chilometri, ci sarà il traguardo Garibaldi. Con Abbuoni, media dopo 5 ore di gara 40.600, ce lo comunica Radio Corsa. La prima ora di questa tappa era stata coperta a 51 orari di media, quindi pensate con che spirito e con che determinazione erano partiti alla volta del santuario, nonostante ci fossero da coprire 250 chilometri. Un chilometraggio da grande classica, Gimondi. Sì, un plauso a tutti, perché non è facile dall'inizio del giro che assistiamo a gare interessanti. Quella di oggi presentava dei trabocchetti, perché all'interno della Liguria sono sempre sulle giri, sono curve contro curve, quindi un dispendio di energie continuo. Devo comunque complimentarmi ancora con Pinotti, perché ho la sensazione che lui ci creda ancora, perché ha lì quattro corridori davanti per cercare di contenere la fuga e tenta di difendere la maglia. Ci crede e fa bene, perché ha sì un vantaggio esiguo, ma Pinotti lo conosciamo, non molla. Viene da sorridere Davide con le immagini che si fa vedere il nostro Nazareno Balani dall'elicottero, soprattutto questo litorale. Mi viene da sorridere pensando alla gente che va in vacanza all'estero. Io capisco che quando qui è inverno si vada a cercare il caldo, ma c'è gente che va all'estero anche d'estate. In Italia ci sono i posti più belli del mondo. Siamo partiti dalla Sardegna, un'acqua cristallina, i promontori del Levante sono qualcosa di splendido. Felice, sei d'accordo? Io sono d'accordo, tra l'altro ho una casa, la casa di mia moglie a Diano Marina, quindi la dice già tutta. Che poi tra l'altro questo è il periodo più bello. Perché è il periodo più bello? Perché non c'è molta gente, puoi passare un po' inosservato, vai tranquillo là in spiaggia, non c'è confusione, mangi anche bene. Quindi un invito a tutti, se volete vedere la Liguria, venite in questo periodo. Abbiamo visto il mare di Sardegna, la costa amalfitana, la Versiglia, le Cinque Terre. Abbiamo visto dei paesaggi straordinari. Sembra quasi che il giro sia andato a cercarli, ma quanti posti belli ci sono in Italia. E manca tutta la sponda adriatica, anche là. Ma l'Italia è tutta bella, però c'è solo un difetto da parte nostra, che tante volte viaggiamo in autostrada e non ci rendiamo conto, mentre invece farla in macchina o dietro le corse o in bicicletta, qualche volta ti rendi conto quanto è bella. In bicicletta adesso, perché quando correvamo di paesaggi ne gustavamo pochi, perché soprattutto te eri sempre obbligato a guardare la schiena di Eddie Merckx. Beh, io oggi una tappa così, con un arrivo come questo, così ripido e difficile, avrei già la frequenza 190. Per la paura? No, non era paura, era questione di carattere, hai capito? Sì. Tanto è vero che tante volte mi veniva la tosse, no? prima del momento decisivo della corsa. Quindi sentivi proprio l'approccio alla salita, sì, e sì.
ti emozionavi o comunque la sentivi? Non mi emozionavo, mi nervosivo. Ah, ti nervosivi. Sì. Seguiamo questo sprint del traguardo Garibaldi. Magari lo riproponiamo ai nostri telespettatori. Dovrebbe essere transitato per primo Parra, ma non mi sembrava ci fosse stata volata. Il gruppo sta inseguendo. Una volta arrivati a quarto capiremo il dato cronometrico, era nell'ordine dei 2 minuti e 40, sempre Gasparotto in testa, ormai in veste di gregario, Enrico Gasparotto il friulano. Ha avuto campo libero nelle prime tappe, la soddisfazione di vestire per 2 giorni la maglia rosa, una caduta nella tappa di Montevergine e adesso in testa a tirare per Danilo Di Luca. Ormai siamo nelle vicinanze di Genova, quest'anno campionati nazionali a Genova, ultima domenica di giugno, campionato italiano. Direi un'altra occasione per vedere la Liguria, perché tutta la settimana si svolge qua. Tu hai vinto un campionato italiano qua. Ne ho vinto uno a Pontedecimo, ecco, facevamo la bocchetta. Mi ricordavo. Scollinavo a 5 km d'aria da dove siamo adesso. E giri dell'Appennino? Giri dell'Appennino 2. 2. C'era un massaggiatore che diceva il circuito l'Appennino. Villa, per favore, non dire circuito l'Appennino, sennò ti meno. Erano 170 chilometri, si faceva prima la sconfitta, Novi Ligure. Solo 170? No, 270. Ah, 270. Si facevano i Giovi, poi la sconfitta e poi la bocchetta. Radio Corsa, i passaggi ufficiali. Parra primo con la maglia rossa della Cofidis. A lei Fagnani. Allora, nell'ordine, a quarto dei mille sono transitati Parra Pinto, Losada, Incapi, Bagliani, Dupont e Ardila Cano, il gruppetto dei 6 uomini al comando della corsa. Il loro vantaggio 2 minuti e 40 secondi, superato la località di quarto dei mille, quindi attraversamento di Genova, mancano 42-41 chilometri al traguardo. E come sempre a cura di Antonella Rossi, che ci prepara le immagini relative all'eroe, l'avventurosa vita di Giuseppe Garibaldi. Oggi la puntata è relativa all'ingresso in Napoli, 7 settembre 1860, in treno Garibaldi entrò a Napoli, soldati borbonici si ritirarono per schierarsi sulla linea del Volturno, dove più tardi l'esercito garibaldino sostenne vittoriosamente la sua ultima battaglia. Era il 2 ottobre 1860. Il primo decreto emanato da Garibaldi a Napoli testimoniava la sua fedeltà nei riguardi della monarchia sabauda. Disse Garibaldi: tutti i bastimenti da guerra e mercantili appartenenti allo Stato delle Due Sicilie, ovvero arsenali, materiali di marina, sono aggregati alla squadra del re d'Italia Vittorio Emanuele II. E poi ci fu l'incontro a Teano tra il re e Giuseppe Garibaldi. E la città dei mille è Bergamo. Bergamo che anche grazie a questo avvenimento ospiterà una tappa molto molto insidiosa, io l'ho definita. È felice? È dura? Sì, infatti l'unico svantaggio è che viene impacchettata in due tappe anche determinanti, come la cronoscalata Santuario e il giorno dopo le Tre Cime. Però ragazzi, campana, perché qui facciamo un colle che va a 1800 metri partendo da 300, il San Marco. E poi un'altra salita di 9 chilometri. Spieghiamo, Davide, perché Bergamo è la città dei mille, altrimenti si fa un po' di confusione. I mille, che poi non erano proprio mille ma qualcuno in più, partirono da Quarto, qui vicino a Genova, alla volta della Sicilia, ma i bergamaschi tra questi mille erano i più numerosi, circa 200. Più di 200. Ecco perché Bergamo è considerata la città dei mille. Questa è una curiosità. Ora pausa per noi. Il grande ciclismo sceglie Skoda. Le grandi salite del ciclismo, Davide Cassani le affronta insieme ai campioni. In ogni DVD, percorso, difficoltà, tecnica, in edicola il Mortirolo a soli 4,99 euro.
210 chilometri percorsi, ne mancano 40 al traguardo. Sempre al comando Dupont, Losada, Bagliani, Parra, Incapì e Ardila. Questo tentativo era nato già in provincia di La Spezia, in località Volastra, quando al traguardo di chilometri ne mancavano 180. Vantaggio massimo per i battistrada, 4 minuti e 40, adesso il gruppo è segnalato a 2 minuti e mezzo. Gli uomini di classifica vorranno darsi battaglia sulla salita finale, quella che porterà il plotone al santuario Nostra Signora della Guardia, punto panoramico sopra Genova sul Monte Figogna. Nella salita prima non dovrebbe succedere niente, campi, Gran Premio della Montagna, 27 chilometri dal traguardo, una salita pedalabile, i corridori si giocheranno tutto negli ultimi 8 chilometri, adesso sempre le squadre Lampre, Fondital e Liquigas all'inseguimento, stanno guadagnando i corridori del gruppo, ormai abbastanza stanchi i fuggitivi, mentre Andy Schleck sta lottando per le prime posizioni. È un corridore molto forte, giovanissimo, già quarto a Montevergine. Con il papà di Andy Schleck io ho corso ai dilettanti e mi ricordo perché fece una caduta paurosa venendo giù del Mont Ventoux, ho detto qui abbiamo fatto fuori Schleck, invece dopo, il giorno dopo è ripartito. Due figli fortissimi, Frank ed Andy. E il papà anche lui era buono. Correva con Ocagna, no? Alla Correva con Ocagna, bravo, dopo da professionista, ma io l'ho conosciuto l'anno prima ancora, Tour de l'Avenir, era uno dei miei avversari, hai capito? Però pensa Felice, Lussemburgo è uno stato molto piccolo e sono usciti fortissimi corridori, Charlie Gaul su tutti, però lo stesso nonno, anzi è un prozio, di Kirschen arrivò due volte quinto al Tour de France, per dire, insomma, il Lussemburgo è uno stato che nel suo piccolo ha fatto la storia del ciclismo. Vedi, tante volte le storie vengono fatte dalla tradizione del paese, no? È un po' come la tradizione dei paesi Italia, Francia, Belgio, Spagna, che hanno una grossa tradizione. Allora anche Schulz è stato un buon lussemburghese, dico bene, che ha vinto anche tappe al Tour, al Giro d'Italia. È stato campione lussemburghese, credo che correva con Eti. Sì, e il primo fuori classe lussemburghese fu Nicolas Franz, che vinse due edizioni del Tour nel 27 e nel 28. Ci collegheremo tra qualche istante con Francesco Pancani, ormai siamo nell'abitato di Genova. Sigla, giro all'arrivo. Che va a silenziosa velocità, sopra le distanze, le lontananze starà. Una bella bici che va a silenziosa velocità, rotola la biglia e il giro d'Italia farà. Una bici non si ama, si lubrifica, si modifica. Una bici da 140 chilometri sono all'attacco sei atleti, si tratta del francese Dupont, formazione Alpes d'Huez Provoyance, numero 52 di dorsale, lo spagnolo Losada, formazione Quest d'Epargne, numero 75, Fortunato Bagliani, squadra Ceramiche Panaria Navigare, poi Parra Pinto, colombiano della Cofidis, Jorge Incapì, campione nazionale statunitense della Discovery Channel, e il colombiano Mauricio Ardila Cano della squadra Rabobank. Mancano poco più di 35 chilometri al traguardo, collegamento con la gara, Pancani a te la linea. Ammiraglia T-Mobile, Valerio Piva, il direttore sportivo della maglia rosa è Pinotti. L'obiettivo di portare la maglia di leader fino alla Versilia è stato raggiunto, però anche oggi Pinotti sta correndo davvero da primo della classe. Ma Marco ha una grande convinzione, per lui è tutto nuovo e
Sono molto fiero dei miei ragazzi che lo stanno mettendo lì in una buona posizione. Tutto quello che verrà sarà guadagnato, quindi lui è molto motivato. Vediamo sull'ultima salita se riuscirà a limitare i danni o magari arrivare con i suoi diretti avversari. Ecco, per lui è tutto nuovo stasera, dicono in molti, praticamente tutti, sarà nuova anche la classifica. Ma sì, è possibile. Normalmente penso che i corridori subito dietro di lui siano più favoriti su questo arrivo, però lui ci crede, vuole provare a tenere duro, a dare tutto, e vediamo questa sera che sarà la nuova maglia rosa. Grazie a Valerio Piva, a te Auro. L'andatura è sostenuta. Considerate, cari telespettatori, che arriveranno ai piedi della salita subito dopo l'abitato di Bolzaneto con nelle gambe qualcosa come 241 chilometri e le pendenze verso il santuario saranno impegnative. Non è paragonabile alla salita di Montevergine, tanto per intenderci. Lì salivano con una media di 29.900 per la precisione. Questa è la media che sono riusciti a realizzare i primi. Qui invece i primi 7 chilometri hanno costantemente pendenze dall'8 al 9%, c'è solamente un tratto leggermente più facile, ma soprattutto l'ultimo chilometro è duro, è una rampa al 12-14%, quindi arriveranno stanchissimi. Tappa lunga, caldo che secondo me è intorno ai 30 gradi, ma soprattutto è l'umidità, è un caldo asfissiante. E dirò una banalità, ma non è: bisogna alimentarsi bene, bisogna idratarsi bene, perché basta calare del 2% il proprio peso e il rendimento cala del 20%, e quindi se uno non beve a sufficienza corre il rischio di arrivare qui finito. Un altro dato da non trascurare è che adesso dovranno lottare per tenere posizioni, perché certo, non prendere una salita come questa dietro, perché è stretta, le salta il cambio quello di fianco, l'altro si intraversa, quindi tra poco assisteremo in gruppo, tutti lavoreranno per tenere il capitano in prima fila, perché è una salita da prendere davanti. Proprio agli 8 chilometri finali, dove comincia il tratto più impegnativo, c'è una strettoia, perché si passa in una borgata e lì se sei cinquantesimo hai già 20 secondi di ritardo dai primi. Il problema dopo è recuperare i 20 secondi, è quello. Perché quando cominciano ad andare a tutto 20 secondi sono tanti. Fausto Coppi Junior sarà ospite del processo alla tappa, l'abbiamo visto inquadrato dalle nostre telecamere già nella zona del traguardo. Fausto Coppi proveniva da Castellania, a due passi da Novi Ligure. Novi Ligure che, rammentiamo, è in Piemonte e non in Liguria. E domani la tappa partirà lì vicino, da Serravalle, e dopo pochi chilometri transiterà proprio da Novi Ligure. Lo stadio di Genova, Marassi. Sulla salita finale ci sono anche scritte di carattere calcistico: la Sampdoria in Coppa UEFA, e poi la risposta dei genoani: torneremo in Serie A. Genova è tra le società più antiche calcistiche d'Italia. Come antica è l'Unione Sportiva Ponte Decimo, che compie un secolo di vita. Presidente storico Tommasino Morgavi, a cui va il nostro saluto. Il suo posto l'ha preso Ivano Carrozzino, e vorremmo augurare ogni bene al segretario dell'Unione Sportiva Ponte Decimo, si chiama Massimo Podestà, che si trova ammalato a letto e non può vedere la tappa. Suo figlio fra l'altro corre, si chiama Davide, un under 23. Forza e coraggio, Podestà, ci rivedremo ai campionati italiani che si svolgeranno il 1° luglio proprio qui a Ponte Decimo, vicino a Genova. Esatto, prima io ho detto l'ultima domenica di giugno. 1° luglio. Esatto, 1° luglio, perché il Tour de France partirà una settimana dopo, il 7. Questo è il cimitero stanlieno di Genova, e sempre a cura dell'Unione Sportiva Ponte Decimo c'è un sogno che vorrebbero realizzare: l'organizzazione dei campionati del mondo di ciclismo 2012. Servono tanti soldi, circa 3 milioni
di euro giusto per presentare la candidatura, e poi ci saranno questi delegati dell'Unione Ciclistica Internazionale che valuteranno le caratteristiche del percorso, ma vi assicuriamo che conta di più il peso economico per avere un'assegnazione, vero Gimondi? Sì, torniamo a fare il circuito dell'Appennino, tre volte la Bocchetta, e noi liquidiamo lì il campionato del mondo. A Genova ce ne sono tante di palanche. Ma bisogna spenderle. Ragazzi, io vi saluto, vado a vedere con tranquillità questa tappa. Riesci adesso a vedere le tappe con tranquillità? Adesso sì, ma se sono qui con voi un po' di tensione c'è sempre, insomma, hai paura di dire delle cavolate, hai capito? Grazie a Felice Gimondi, ci rivediamo a Bergamo. Sarà una tappa molto bella quella di Bergamo, con la salita lunghissima del Colle San Marco. Radio Corsa, quanto manca al traguardo? Prossimo rilevamento sarà quello dei 30 km al traguardo. Adesso il vantaggio dei battistrada di 1 minuto e 50 secondi. Siamo lungo il Bisagno, e il fiume Bisagno, uno dei fiumi che escono in mare a Genova, e si salirà verso Trensasco e quindi Gran Premio della Montagna a Campi, e poi si scenderà nella valle del Polcevera, da cui poi inizierà la salita verso la Madonna della Guardia. Prima Felice ha raccontato della difficoltà dei corridori nell'affrontare la salita in testa. Proprio in questo momento abbiamo visto il lavoro dei compagni di squadra di Garzelli, abbiamo visto anche i corridori della Liquigas. Tra un po' comincerà la salita di Campi, la penultima della lunghissima tappa di oggi. Ed è proprio qui che è fondamentale il lavoro dei gregari, che stanno facendo di tutto per tenere i propri capitani nelle prime posizioni. È fondamentale, primo, per cominciare la salita davanti, ma anche per evitare o diminuire la possibilità di rimanere dentro a qualche caduta. Era rimasto bloccato in autostrada per un incidente Mariano Piccoli, ha raggiunto il pullman regia assieme a Nazareno Balani e alla nostra responsabile Ivana Vaccari. Allora Mariano, sei arrivato per questo finale che si annuncia emozionante. I tuoi favoriti? Buongiorno a tutti. Buongiorno. I miei favoriti per oggi sono Cunego e Di Luca su tutti, poi Riccò e vedo bene Garzelli. Ho fatto la salita, è una salita molto dura, e soprattutto l'ultimo chilometro, penso ci sarà grande battaglia. Vediamo già che le squadre stanno già dando battaglia.